dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa crederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, lo... A comprendere, una parola che ci invita a comprendere i titoli di Gesù, quello che è per noi. Io sono la via, la verità e la vita. Sapete, penso a quando ha detto: io sono il buon pastore, io sono la porta delle pecore, io sono la luce, io sono il pane di vita, io sono la vita e voi la vita e voi tracci, io sono la resurrezione e la vita. Questo verbo essere, quasi ce lo sta ripetendo il Signore. Noi vogliamo declinarci, come ci siamo ricordati, come essere. Io sono, tu sei, egli è. Non lo dimentichiamo questo. Se il Signore ce lo ricorda è perché sa che qui c'è uno dei segreti della nostra identità cristiana. Nella misura in cui noi percepiamo tutto il nostro essere in Dio, noi riconosceremo l'altro in Dio. Io sono, tu sei importante, tu sei prezioso. E poi c'è una domanda al cuore di questo Vangelo oggi: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? È una domanda importantissima, perché ci dice: se gli altri li viviamo come incroci o invece come incontri. Sapete, all'incrocio si passa, si gira, sfioriamo le persone, andiamo al bar, li vediamo, andiamo al lavoro, li incrociamo. Invece il Signore oggi ci chiede di incontrarci. E questo quando è che avviene con le persone? Perché poi c'è una conseguenza, vedete, nella misura in cui noi incontriamo il Signore, incontreremo gli altri. E allora sarà da tanto tempo che noi comprendiamo sempre più questo, perché viviamo di incontri. Se invece viviamo di incroci, di sfioro, di lontananza, e allora il Signore questo suona come un rimprovero. È da tanto tempo che sono con voi. E a volte, vedete, questo accade anche in famiglia. Quante volte, a volte non ci si conosce, marito e moglie, fino in fondo. Con i figli, con i parenti, con gli amici, perché ci siamo solo incrociati, non ci siamo incontrati. Il rischio qual è? Il rischio, sapete, poi a lungo andare qual è? È quello di cristallizzarsi nel proprio carattere. Io sono fatto così. Io credo che questa affermazione, quando la diciamo, è una lapide mortuaria sulla nostra vita. Siamo morti. Invece noi siamo fatti non così, siamo fatti per cambiare, siamo fatti per sbocciare,
siamo fatti per incontrare, siamo fatti per comprendere, siamo fatti per rivedere le nostre posizioni. E questo va curato. Vedete che belli i fiori che curano qui i frati in questo chiosco. A me piace immaginare Chiara e le sorelle, Francesco con i frati, che si prendono cura. E così è la nostra vita. Non siamo fatti così. Siamo fatti per prenderci cura e quindi sbocciare. Un pensiero a te, Filippo, su questo Vangelo che abbiamo ascoltato. Buonasera di nuovo a tutti. Come France dice, sempre dice, brava gente. Sono contento con stare con lui. Un pensiero subito è venuto. Già lui ha spiegato, ma sapete che io, un frate indiano, parla lingua italiana handicappata. Comunque, io se un pensiero che è venuto a me di questo Vangelo, di conoscere, molto importante nella nostra vita, conoscere la gente accanto a noi. Ogni giorno noi incontriamo ogni persona, viviamo con qualcuno, in famiglia, in comunità, in parrocchia. Ci sono tante gente, ogni giorno noi incontriamo, ma tante volte non ci siamo interessati di sapere la persona, sua vita, suo problema, sua... È importante. Gesù chiede a Filippo, Filippo, io sono con voi tanto tempo, ma non mi conoscete. Questo è importante, conoscere, sapere la persona. Importante, particolare nella famiglia. Se il marito non può conoscere la moglie, la vita non è inutile, diciamo. La moglie non conosce il marito, è difficile la vita familiare, in famiglia. Perciò proviamo di accettare la persona come lui e lei è. E la nostra vita diventa più bella. La nostra vita diventa più bella, Filippo, se ci conosciamo di più. Grazie Filippo. Grazie. Vedete quando sono bravi. Ho portato stasera davvero questo grande continente attraverso Filippo. Preghiamo anche per l'India, che sta vivendo una tragedia immane a causa del Covid. E ora è il secondo momento. Ecco, iniziamo i 5 minuti con Maria. Inizio questo canto mentre andiamo dentro e poi incontreremo il guardiano di questa comunità, Fra Bruno. Sì, va bene. Carissimi fratelli e sorelle, io canto un canto che io ho scritto e ho fatto la musica di canto mariano. È un canto semplice, ma dice: Gesù, la tua madre anche è la mia madre, che ha stato con te anche con me. Questo dice la parola. Ninde amma, avalende umamma. ஈசோய நின்னம்மா என்னே அம்மா நின்டே அம்மா அவள் என்னேயும் அம்மா ஈசோய நின்னம்மா என்னே அம்மா கால்வரி மலையிலே குறிசிந்த சுவத்திலாய் சங்கட கடல் வகிச்சவளம்மா നിന്റെ അമ്മ അവളെന്തയും അമ്മ ഈശോയെ നിന്നമ്മ എൻ്റെ അമ്മ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന പുത്രൻ്റെ വാക്കിന ലോകത്തിനമ്മയായി തീർന്നവളമ്മ നിന്റെ അമ്മ അവളെന്തയും അമ്മ ஈசோயே நின்னம்மா என்னே அம்மா நின்டே அம்மா அவளெந்தேயும் அம்மா ஈசோயே நின்னம்மா என்னே அம்மா. Grazie Filippo. Grazie. La madre di Gesù è anche la madre nostra. E allora 5 minuti con Maria qui, in uno dei luoghi più sacri della spiritualità francescana, San Damiano. E cedo davvero volentieri la parola al guardiano di San Damiano, benvenuti, Fra Bruno. Fratelli, sono Fra Mauro, il guardiano di San Damiano, e vi accolgo proprio qui. Questa chiesa è famosa per il crocifisso,
Ma come potete vedere, nell'abside c'è anche una bellissima immagine di Maria. Questo ci ricorda, se venite, potete vederla anche da vicino, questo ci ricorda proprio l'affetto con cui Francesco ricordava ai propri frati e a tutti i fedeli la Madre di Dio. Francesco, non so se lo sapete, ma ha scritto anche una bellissima preghiera a Maria, in cui Maria viene chiamata figlia dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, madre del Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito. Eccoci qua, vai. Eccoci. Francesco indica Maria come simbolo del discepolo e come modello per ogni discepolo. Infatti sempre Francesco a tutti i discepoli dice che la vocazione cristiana è proprio essere questa, riconoscersi figli del Padre Celeste, riconoscersi fratelli e madri del Signore Gesù e sposi dello Spirito Santo. Non a caso quella donna, Chiara, che Francesco chiama cristiana, che ha vissuto qui per più di 40 anni la sua consacrazione a Dio, viene proprio definita da Francesco anche lei, come Maria, figlia del Padre Celeste, sposa dello Spirito Santo e, come ognuno di noi può fare, madre del Santissimo Signore Gesù. Francesco dice, ognuno di noi deve generare al mondo Gesù con le opere buone, con il buon esempio e con la preghiera di intercessione. Quindi in questo mese di maggio preghiamo tutti insieme Maria per diventare discepoli veri e per portare davanti al cuore del Padre ogni persona che vive le fatiche di questo pellegrinaggio terreno. Allora sono contento che siate venuti qui a casa nostra. Vi auguro un buon mese di maggio, perché davvero il Signore riempie il vostro cuore con la sua gioia e la sua forza. Buon cammino. Grazie, grazie, Padre Guardiano. E credo che ci ha detto una cosa bellissima stasera, che concretamente ognuno di noi può generare con le buone opere, come Maria, Gesù. Grazie allora. E in un momento di silenzio portiamo tutte le vostre preghiere qui ai piedi del crocifisso di San Damiano, in questa chiesa dove ha vissuto Francesco, dove ha vissuto Chiara. Grazie allora, è una preghiera per noi. Eccoci qua, ringraziamo i frati minori, Ora ci portiamo fuori e buonasera, brava gente, per chi si affaccia domani mattina, buona giornata, brava gente, ci accompagni questo mese di maggio, ci faccia essere davvero uomini, donne, giovani, ragazzi del sì. Anziani del sì alla vita. E ora saluto chi ci lascia, vado ai saluti, e eccoci qua, e voilà. E allora andiamo ai saluti. Vincenzo, eccoci qua, come state intanto? Vi avevo promesso questa sorpresa e l'abbiamo fatta, Contenti? Andiamo avanti questo cammino. Sento davvero, lo sento nel cuore, nel profondo del cuore, che sarà un cammino straordinario. Vincenzo, allora, da San Pietro in Lama, il 2 maggio, gli auguri mi ha chiesto per mio figlio Lorenzo. Vorrei che il Signore faccia di lui un portatore di pace. Bellissimo, ogni bene. Lina, gli auguri per Federico, che oggi ha ricevuto la comunione, bellissimo, ogni bene a te Federico allora, Anna, gli auguri per Gioele, il nipotino che oggi ha ricevuto anche lui la comunione, è bellissimo, allora tutti questi ragazzi che hanno incontrato Gesù, è stupendo, però mi raccomando, anche noi genitori dobbiamo fargli trasparire che Gesù vive in noi, non è una cosa solo per loro, riguarda anche noi. Poi Anna,
Eccoci, Daniela, gli auguri per Alessia, la figlia di 23 anni, una preghiera di affidamento a Dio, a San Francesco, a Santa Chiara e Carlo Acutis, tutti e tre, veramente intercedono per noi, per i suoi 23 anni. Mi raccomando allora, mi raccomando Alessia, forte, Poi Giovanna Barbato, figlia, per la figlia Costantina, Costantina che compie 30 anni e lavora nella Guardia di Finanza di Venezia, se ho capito bene. Poi Meris Calenzoni, che prega per noi e preghiamo per lui. Giuliana Mancini con Franco, 42 anni di matrimonio. Benissimo, ogni bene, questo me l'avevi chiesto tempo fa, però vi dico sempre, se mi dimentico, cosa fate? Che bisogna fare? Che bisogna fare? Ce lo dicono anche i pellegrini stasera, la brava gente che è arrivata qui in Assisi, Lo dovete riscrivere, me lo ricordate. Poi, Tonio Sbarzo mi ha fatto un bel regalo, gli devo dire grazie. Oggi Sbarro è stato sulla tomba di Antonino Bello e io sono molto devoto ad Antonino Bello, un santo vescovo. E ti dico grazie. Katia, gli auguri per la cuginetta Ombretta, ogni bene, per il compleanno, auguri allora. Maria Rosaria, con Salvatore, Giulia e Giuseppe, gli auguri per la cugina Federica, 24 anni oggi, che San Francesco la illumini sempre. Forti, forti allora, mi raccomando, Federica, forte. Rosetta invece, gli auguri per i 52 anni della figlia Monica, ogni bene a te e a Monica, Maria Grazia e Mimmo, un auguri e una benedizione per i 40 anni di matrimonio. Bellissimo, queste testimonianze straordinarie, voi non sapete quanto siete belli. Maria, una benedizione per Mario e la moglie Giorgia, sicuramente, sicuramente. E davvero vi benedico, stasera ci faccio dare la benedizione, facciamo dare la benedizione da, da Filippo. Filippo, ci dai tu la benedizione stasera? E andiamo avanti allora, ok? Poi mi state chiedendo il libro, eccolo qui, ve lo faccio vedere, eccolo qui, un po' di riflessioni su Maria, li sto prendendo da qua sopra, Il Natale di Maria, edizioni San Paolo, e andiamo avanti. Di Antonino Bello, che poi l'ho scritto anche su Il Natale di Maria, ci chiede la logica della nudità, cioè fa parlare la vita. Cosa ci sta dicendo? Alcune lettere avete scritto sulla pandemia, cosa ci sta dicendo? Allora noi ci denudiamo delle nostre parole, anche dei nostri pensieri e lasciamo che la vita parli a noi, che questo tempo ci parli, ok? Forte, e continuate a scrivermi che cosa vi sta dicendo questo tempo di pandemia, di bello però, che le cose brutte le abbiamo sentite proprio a valanga, io invece vorrei sapere di bello questo tempo che cosa ci sta dicendo, perché ne sono convinto, è un po' come il deserto per Gesù e anche per noi lo è stato e forse un altro pochino lo sarà ancora, però che ci parli, non è un deserto arido, questo è il miracolo poi, ok? Ci facciamo benedire allora da Filippo. Buonasera brava gente, buona giornata brava gente. Ecco qua, vicino a loro così benedici tutti noi, Filippo, vai. Complimenti. Vai. Va bene, per intercessione di San Francesco e Santa Chiara, tutti i santi francescani, vi benedico di ogni potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Eccoci qua. Buonanotte. Buonanotte, brava gente. E per chi si affaccia domani mattina, buona giornata, brava gente.